Raimondo Giallella, sindaco di Pietramonte Corvino e coordinatore di SNAI Monti Dauni. Oggi l'incontro con i vertici di Arif Puglia per cercare di salvare il salvabile sul fronte incendi. Che cosa avete chiesto ad Arif e soprattutto come pensate di fronteggiare la stagione estiva, la stagione degli incendi? Noi abbiamo spiegato al direttore dell'Arif che sui Monti Dauni c'è una delle superfici boschive più estese della Puglia e che quindi su quest'area vanno poste le dovute attenzioni. Siamo stati rassicurati rispetto al fatto che saranno impiegati mezzi e uomini. Probabilmente c'è da fare un investimento sui mezzi, molto probabilmente risponderemo anche noi come sindaci, visto che alle aree interne sono state assegnate, a queste aree interne sono state assegnate 500.000 euro. Molto probabilmente affronteremo questa discussione alla prossima assemblea per mettere a disposizione dell'Arif dei mezzi per evitare che quest'estate si passano delle notti insonni per affrontare gli incendi boschivi. Allora, l'Arif oggi ci ha spiegato che loro hanno un'abbondanza di uomini e quindi hanno bisogno di mezzi. E credo che se si vuole tutelare il territorio bisogna sfruttare, utilizzare questa manodopera che l'Arif mette a disposizione, mettendo a disposizione dei mezzi. E penso che i sindaci andranno in questa direzione. L'altra cosa che bisogna fare assolutamente con immediatezza e quindi dovremo metterci al lavoro con le professionalità che abbiamo sul territorio, congiuntamente a quelle che ha l'Arif nel proprio organico, è creare un progetto. Quando si ha un progetto si sa che cosa bisogna fare nei prossimi anni, altrimenti rincorreremo sempre gli incendi boschivi durante l'estate. Filomena Basa è la referente per quanto concerne l'antincendio per l'area interna Monti Dauni. Oggi l'incontro con i vertici di Arif Puglia, cosa avete chiesto? Abbiamo chiesto una maggiore presenza della regione sul nostro territorio perché, essendo un territorio molto impervio, arrivare sugli incendi è difficile. Quindi, cercheremo di, insieme alla Regione Puglia e all'Arif, di progettare, un sistema più sicuro per i nostri boschi, che siano, piste, viali parafuoco, torri di avvistamento, maggiori punti d'acqua, ma anche un rinforzo fattivo con le forze sul territorio, perché essenzialmente la lotta può essere sia attiva che passiva, quindi è vero che bisogna sicuramente prevenire anziché curare, però nel momento in cui si verifica l'evento bisogna essere pronti. Quindi cercheremo con un coordinamento stretto tra l'Arif, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile di poter affrontare questo 2022 in maniera serena e poter cominciare a progettare per un 2023-2024 sicuramente più sereni. Siamo con il direttore dell'Arif Puglia, il dottor Francesco Ferraro. I comuni dei Monti Dauni chiedono un piano antincendio che possa contrastare il fenomeno degli incendi che purtroppo ogni anno si verificano in questo territorio. Che cosa prevede il piano di quest'anno? Allora, la lotta agli incendi non è soltanto un piano antincendio attivo, indubbiamente, ma è necessario programmare e soprattutto prevenire gli incendi. Gli incendi, a mio avviso, si debbano prevedere soprattutto progettando delle piste tagliafuoco, progettando naturalmente tutti quegli interventi che ci permettono indubbiamente di poter prevenire con tanta attenzione, diciamo, quanto può succedere. L'antincendio attivo, invece, il numero di macchine e di uomini possono soltanto contenere naturalmente gli incendi. Sono previsti un ulteriore incremento di uomini e mezzi sui Monti Dauni? Sì, per quello che è possibile e quello che è a disposizione, naturalmente questo lo faremo tranquillamente ed è già un impegno che avevamo preso già lo scorso anno. Lei ha parlato di nuove 3 macchine. Sì, noi destiniamo in più rispetto a quelle che sono state destinate lo scorso anno, tre nuove unità, diciamo, fatte di uomini e di mezzi, 3 nuovi mezzi, indubbiamente che possono affrontare in modo più organico il territorio, anche se il territorio mostra grosse difficoltà, soprattutto sull'approvvigionamento idrico. Cosa deve prevedere la nuova progettazione?
La nuova progettazione, come ho detto, innanzitutto bisogna capire un momentino e sovrapporre. Abbiamo già iniziato un lavoro a capire qual è il patrimonio forestale dei Monti Dauni da parte di tutti i comuni. A fianco a questo prevedere cosa hanno previsto già i comuni nell'ambito del PSR, quelli che sono gli interventi che sono stati già previsti, e poi successivamente cercare di colmare queste zone d'ombra, diciamo, queste zone con nuovi progetti che mirano essenzialmente a prevenire gli incendi. Come ho detto prima, fasce e interventi importanti, insomma, che mirano anche a valorizzare e a tutelare il bosco. Anche con un adeguato sistema di videosorveglianza? Anche con un adeguato servizio di sorveglianza. Il tutto è, l'obiettivo è quello di preparare indubbiamente, trovarsi pronti, e quindi significa avere i progetti per poi poter utilizzare bene le risorse nel momento in cui ci sono. E credo che sia un momento importante dove le risorse non mancano, ma mancano i progetti, e per questo lo dobbiamo fare, e lo dobbiamo fare insieme ai comuni, perché i boschi sono di proprietà dei comuni.